Nei giorni scorsi si è disputata l'edizione 2024 del torneo di minibasket Le Isole Hypercoop. A causa delle condizioni meteo non ottimali, i bambini non hanno potuto giocare nella classica location, il parcheggio di fronte al centro. Quindi si è optato per il trasferimento al Paracipir, dove le quattro squadre partecipanti si sono sfidate in un clima di grande allegria e divertimento per tutto il giorno. Paffoni Fulgor Basket, Targata Masterchef, Incontro Gravellona, Virtus Verbania e Cestistica. Queste le realtà presenti. In mattinata e nel primo pomeriggio un girone all'italiana, poi le finali. Hanno vinto tutti, come giusto che sia quando si parla di minibasket, ma per la cronaca la classifica ha visto al primo posto la Fulgor, quindi Gravellona, Cestistica e Virtus Verbania. Per tutta la giornata nella galleria del centro i clienti hanno potuto tirare a canestro vincendo gadget e premi, mentre i bambini hanno ricevuto un cappellino a ricordo del torneo. Le premiazioni sono state fatte sia alle Isole Hypercoop sia nell'intervallo del match tra Paffoni e Faenza, con i piccoli che hanno sfilato sul parquet con tanto orgoglio. E in questa occasione sono stati consegnati alla famiglia di Joel decine di disegni realizzati dai bimbi del minibasket e del Gravellona Calcio, un messaggio di vicinanza e affetto dopo la morte del piccolo di Fondotoce.